Io credo che avventure simili meritano di essere raccontate perché hanno importanti messaggi da lanciare. Poi capisco che non tutte le persone abbiano il tempo, i soldi, la possibilità di fare il giro del mondo o di viaggiare in questa maniera, ma viaggiare turisticamente è bellissima lezione. Figurati. Non viaggiare è una fuga dalla realtà. Uno lavora 365 giorni l'anno e c'ha 2 settimane di ferie. Boh, prende e scappa, va più distante possibile. Andare al Zanzibar, io domando che cazzo ci vai a fare al Zanzibar se prendi un villaggio turistico dove ci sono solo italiani. E secondo me avrebbe più importanza prendere, andare nel paesino che c'è a 10 km da casa tua, che non hai mai visitato, e sentire cosa racconta la gente lì. Se ti interessa di sapere cosa racconta la gente. Perché andare tanto distante per rimanere in un posto che ti costa tot e che tu in realtà non vivi, perché tu vivi in una struttura che la gente ha creato il più uguale possibile al posto di dove tu vieni, da dove tu vieni. Se tu vai nei villaggi turistici, lì non sei in Africa, non sei nell'America centrale, non sei in qualche posto nell'Indonesia, sei in Europa, cazzo, sei in Occidente. Non è che non riesci a capirla, la capisci, ma fa comodo non pensarci, perché comunque è figo andare dall'altra parte del mondo e con la comodità poi di essere a casa tua, perché mangi quello che mangi a casa tua, un po', non proprio la stessa cosa, però ci assomiglia. Non capisco perché non abbia voglia di aprirsi a altre culture, perché magari ha paura di trovare qualcosa che non piace, o magari non lo so, però una spiegazione, mi auguro che non sia così, però ci ho pensato più di una volta, e potrebbe essere che se la televisione inculca la paura nella testa della gente, la gente rimane a casa, non esce, non viaggia e non si informa, e si informa solamente tramite i mezzi di comunicazione che ci danno loro e con i quali danno le informazioni che vogliono loro, la gente non esce, non vede effettivamente come vanno le cose e continua a fare quello che questi personaggi qua, chiamiamoli così, vogliono che noi facciamo. Perché se la gente iniziasse a spegnere la televisione e portasse finalmente il loro culo fuori da casa, anche 2 settimane all'anno, 3 settimane all'anno, ma non nel villaggio turistico, in mezzo alla gente, si renderebbe conto che è totalmente diverso da quello che ci raccontano. Perché io sono stato a Teheran 10 giorni in mezzo agli iraniani che non parlavano un'acca di inglese, almeno nella parte della città dove ero io, perché era la parte più povera, e non ho mai trovato gente così amichevole. La gente ha detto, ma come sei stato in mezzo, sei stato in Iran? Sì, erano, no, erano gentilissimi. E io se dovessi tornarci ci tornerei domani senza il minimo dubbio che troverai gente ancora che mi aiuta.